Buongiorno, torniamo a parlare di Bibbiano. Ieri sera si sono confrontate due piazze, una quella di Salvini, dove sono stati portati alcuni genitori che si sono visti sottrarre i figli o che comunque sono state vittime di ingiustizia. Si pensi alla madre che ha visto l'assassina della sua bambina prendersi un permesso premio a distanza di qualche anno dalla condanna, e dall'altra invece Mattia Santori delle Sardine, che ha invitato gli abitanti di Bibbiano a portare degli strumenti per suonare Bella Ciao. Ora, francamente, se dobbiamo pesare i due schieramenti, dovremmo valutare i contenuti. Sull'incontro di Mattia Santori non ho trovato una sola opinione o presa di posizione rispetto ai problemi politici. Tutto quello che si è sentito dire è: Bibbiano non si lega, Salvini strumentalizza, e portiamoci gli strumenti per strimpellare Bella Ciao, perché è musica, e la musica tira. Magari poi ci vediamo Mattia Santori a Sanremo, io non lo so, la butto lì per il prossimo anno. Mentre invece Salvini ha portato i genitori e ha parlato al cuore della gente. Ora, io vorrei rimettere un pochino d'ordine. Quando parliamo di Bibbiano, ci sono due aspetti da considerare. Il primo, quello che balza alla cronaca tutti i giorni, è l'aspetto penale. C'è l'accusa a professionisti, a sindaco, assistenti sociali, di aver messo in piedi un sistema per trarne profitti illeciti e anche compiere degli abusi, per così dire, di tipo politico. Ti sottraggo il bambino, lo affido a una coppia omosessuale perché la mia visione del mondo è questa qui. Ovviamente sarebbe comunque un illecito, ma di questo filone se ne occupa la magistratura, ci sarà un processo e non ne parlo più di tanto, semplicemente perché non ho neanche i fascicoli. E poi il Consiglio dell'Ordine mi prenderebbe a calci laddove non batte il sole. E poi c'è invece l'aspetto su cui dovremmo riflettere oggi. Parliamo dell'aspetto politico. Il PD, il sindaco Carletti, che fosse in buona o in mala fede, aveva un progetto per Bibbiano e per i minorenni. Come potete vedere dal link qui sotto, che riassume alcune intercettazioni, il sindaco di Bibbiano voleva creare nella città un grande centro dove concentrare, il termine credo sia proprio il suo, minori provenienti da tutto il nord Italia. Naturalmente questo centro sarebbe stato gestito da Foti. Quindi il piano del PD era quello di convertire un caseificio, quindi più che una casa, un grande casermone, per ospitare minori problematici e lucrarci. Ora, questo piano è condivisibile? Francamente penso di no, anzi, detto terra terra, fa schifo per diversi profili. I due più immediati sono il fatto che i minori, ogni volta che è possibile, dovrebbero restare nelle sue famiglie. Due, ammesso e non concesso che ci siano dei minori talmente problematici o delle famiglie talmente problematiche da non poterli gestire, con quale cuore sposti questi minori, che già hanno i loro problemi, a Bibbiano da tutto il nord Italia? Cioè, un minore ha amichetti, parenti che saranno anche più o meno sani, non avrà soltanto genitori incapaci, ci saranno anche dei nonni amorevoli, degli zii, dei cuginetti. Sarà affezionato alle maestre. Prendi e me lo porti in una struttura, probabilmente in mezzo al nulla, a centinaia di chilometri da casa. Gli fai recidere quindi tutti i legami con l'ambiente di origine e gli causi un altro trauma. In nome di cosa? Degli affari della Onlus che supporti politicamente? Oppure perché ritieni che sia giusto così e che i minori vadano riprogrammati? Come programma politico, detto terra terra, fa schifo e non si capisce come possa il PD coprirlo. O magari semplicemente il PD è anche questo qui, perché si rapporta storicamente con cooperative che hanno determinati ambiti di lavoro, fra cui minori e immigrati. C'è poi un altro profilo ancora.
la visione del mondo. Dalle intercettazioni emerge che il sindaco sponsorizza la visione di Foti. Ora qui non parliamo se Foti è colpevole o innocente. Parliamo però dell'aspetto politico. Foti organizza conferenze e, purtroppo aggiungo io, anche corsi di formazione per assistenti sociali e magistrati, dove si spiega che le famiglie sono tendenzialmente brutte e cattive, che la maggior parte di abusi avviene in famiglia, ma che i familiari tendono a essere omertosi e che c'è un grandissimo numero di abusi che non emergono. Dato che c'è un grandissimo numero di abusi che non emergono e che non ti puoi fidare dei familiari, devi sottrarre più minori possibile. Devi prenderli e portarli in affido piuttosto che sottoporli a un controllo strettissimo e magari portarli anche in casa famiglia. Questa visione voi la sponsorizzereste? Francamente no. Primo, perché tutti sappiamo, perché è una situazione che viviamo tutti i giorni, ci siamo noi, ci sono stati i nostri amichetti, ci sono gli altri figli, la stragrande maggioranza dei bambini, per fortuna, non subisce abusi. Seconda cosa, viviamo in uno stato di diritto. Vanno provati gli abusi e tutto il resto, non entri tu, modello sceriffo, prendi i bambini, li porti via e poi chi si è visto, si è visto. In un paese civile funziona così. Terza e ultima cosa, mettiamo che Foti abbia anche ragione e che ci siano un mucchio di famiglie abusanti, quindi tu prendi i bambini e li parcheggi in altre famiglie. Ma se i maltrattamenti sono così diffusi, che garanzia hai che la persona a cui affidi il bambino, che peraltro manco è loro figlio, lo tratterà bene e che non lo faccia, per esempio, per denaro? O per ideologia. D'altronde, Foti, sei tu il primo a dirmi che l'essere umano è brutto e cattivo. Ecco, questo è affrontare politicamente la situazione. A me non interessa sapere se il sindaco Carletti è colpevole o innocente. No, in realtà mi interesserebbe per questioni di cronaca, ma lasciamo stare. Mi interessa che i minori siano tutelati. E al giorno d'oggi il caso Bibbiano ha dimostrato che queste tutele non funzionano o si prestano a facili hack. Cioè il sistema può facilmente essere pervertito e usato per fini impropri, con grave danno dei bambini. Sotto questo profilo bisogna dire che il centrodestra è anni luce avanti rispetto al centrosinistra. Il centrosinistra fa quadrato attorno al sindaco di Bibbiano che propone queste belle cose, mentre invece il centrodestra in Piemonte sponsorizza la politica zero affidi. Una politica secondo cui gli affidi devono essere limitati solo ai casi estremi. In tutti gli altri si interviene con beneficio e benefici economici a favore delle famiglie più povere, con educatori a casa delle famiglie o comunque in un contesto che non preveda l'allontanamento del bambino da casa, a meno che non si tratti di casi limiti. Questa è la vera politica. Nel mio piccolo, con Piattaforma Milano, la sto portando avanti. Abbiamo anche dei consiglieri regionali che se ne stanno occupando. Per esempio, c'è stato Invernizzi in Lombardia che a giugno-luglio ha fatto delle interrogazioni. Ci stiamo coordinando con altri consiglieri, anche locali, per monitorare il fenomeno e promuovere buone pratiche. Questo significa fare politica tutti i giorni per migliorare le cose. Fare politica è questa roba qui, non è andare a prendere le piazze per dire quanto è brutto e cattivo quel politico e fare pratica con i bonghi per vedere se Bella Ciao con le percussioni viene carina oppure è una ciofeca da scartare. Per oggi è tutto, grazie per avermi seguito, buona giornata, se vi piacciono i contenuti iscrivetevi, mi farete un grandissimo favore. A presto!